pronti per un nuovo video haul. Questa volta è un mini haul, non molte cose, però l'essenziale, tutto ciò che ci può servire per le nostre nuove creazioni. Ciao a tutti da Mary. Allora, mancavano i saluti, Rick non c'è, lui ha fatto il giro alla bancarella e adesso si sta riposando. E cosa abbiamo comprato oggi? Che cosa ha scelto il nostro Rick? Abbiamo scelto delle file di perle molto piccole, spaccettate, sbrilluccicose al massimo. Questo color rosso rubino, questo rosso fuoco che tanto ci dà passione, ma anche colore e anche intensità, appunto, nelle varie creazioni. Oltre a questa fila di perle, abbiamo scelto diverse colorazioni per quanto riguarda le catene. Sono tutte in alluminio spaccettato e quindi sbrilluccicose anche queste. Diverse colorazioni, questo celeste bello acceso, e questo rosso che dà quasi sul bordeaux, queste due tonalità diverse di marrone, uno che dà più sul bronzo e l'altro più su un bronzo dorato, possiamo definirlo così, e questa è una catena verde. Cosa ci serviranno queste? Beh, naturalmente anche a fare l'aggancio dei punti di partenza delle collane, ma anche e soprattutto per un nuovo tipo di lavorazione che abbiamo scoperto in quest'ultimo periodo, quella chain mail, ovvero quella specie di intrecci, quasi un lavoro a maglia, e dove di solito appunto si intersecano tra di loro anche i vari colori. Appunto per questo abbiamo voluto variare e quindi scegliere varie tonalità di colore. Per quanto riguarda gli altri acquisti, abbiamo qui questi ciondoli You are always in my heart, tu sei sempre nel mio cuore, traduciamolo così, sì, tu sei sempre o spesso, mi sembra, always, adesso non ricordo più, nel mio cuore ci siamo, però ho tradotto bene. Questi ciondoli a forma di cuore, abbiamo intenzione di usarli a mettere così di complemento alle nostre creazioni, che possono essere sia bracciali che collane, o magari anche orecchini, perché no? Questo sembra quasi uno strumento degli elettricisti, se avete quei fili di gomma che usano loro, tra l'altro poi anche di questa stessa colorazione, il giallo, no? Quelli che vanno a rifinitura. E niente, invece l'abbiamo preso alla stessa bancarella, appunto, che aveva tutto l'occorrente per creare. E adesso vediamo un attimino di preciso che cosa vogliamo fare, se vogliamo metterlo di rifinitura, se vogliamo crearci qualcosa, e secondo poi il momento dell'ispirazione metteremo praticamente all'opera tutto. Poi niente, abbiamo comprato queste micro perline, ci mancava questa tonalità di colore, un bianco sporco, un color panna. E voi lo sapete, noi usiamo le micro perline a decorazione, quindi non è che andiamo a infilarle con il filo, anche perché insomma altrimenti la miopia arriverebbero a gradi proprio irreversibili, e quindi niente, le usiamo in tutt'altro modo, appunto a metterle all'interno di qualche ciondolo concavo e via dicendo, sulla latta e poi magari sui bracciali, perché no, sui braccialatti che di solito creiamo. Era tutto qua l'acquisto di oggi, mini acquisto. Lo sapete, noi non siamo spendaccioni, cerchiamo di trovare delle cose curiose, interessanti, ma nello stesso tempo che siano un pochino delle spese comode per il nostro portafoglio. E anche questa volta diciamo che ci siamo riusciti. Vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta, like se vi è piaciuto questo video, sfogliate tutte le playlist all'interno del nostro canale per scoprire magari poi quello che vi interessa, che vi aggrada di più. Noi vi aspettiamo sempre qua e niente, alla prossima, bye bye, baci!